Un certo, ed è entrata fiancata, la mossa è valida, va in testa il Bruco, l'onda Montone, Nicchio, Istici, Tartuca, Chiocciola, Pantera, Oca Aquila, primo San Martino con il Bruco che sta conducendo in seconda posizione e il Nicchio, hanno girato tutti, meravigliosi, stupendi, e il Nicchio che all'interno affronta il primo Casato e riesce, è caduto, no, è rimasto a cavallo, è caduta all'Aquila ed è l'onda che guadagna la prima posizione, però all'esterno la Tartuca e ci stiamo portando al secondo San Martino con Tartuca, Onda, Nicchio, Istrice, Montone, Bruco, Chiocciola, lo scosso dell'Aquila ed eccoci nuovamente al Casato, un palio stupendo con la Tartuca che sta conducendo, Onda sotto Prusta e anche il Nicchio, l'Istrice, la Chiocciola, Montone, Bruco e andiamo verso il terzo ed ultimo San Martino con la Tartuca che conduce e il Nicchio che si sta avvicinando in terza posizione l'Onda, quarto la Chiocciola, quinto l'Istrice e arriviamo all'ultimo Casato con la Tartuca che gira, vediamo se riusciremo a mantenere la prima posizione. Eh sì, ed è la Tartuca che vince il palio di mezzo agosto, secondo il Nicchio, terza la Chiocciola, l'Onda, lo scosso dell'Aquila, il Montone, Bruco, Pantera, Oca, un palio alla grande, un palio meraviglioso dove Dario Colagé, detto Bufera, esce vittorioso da questa carriera. Era molto tempo che Bufera cercava di vincere a cavallo, ha vinto già un palio nella Lupa, però era caduta il secondo Casato. Questa volta ha avuto ragione, una corsa molto bella, magistrale, e la Tartuca vince il palio dell'Assunta.